Buongiorno, buongiorno amici, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì, benvenuti. Siamo tornati, seconda puntata oggi di Natale con Stile. Oggi vediamo un nuovo argomento molto interessante, anche questo molto importante, che è perché i top brand hanno successo e tu no. Abbiamo voluto dargli in qualche modo anche una domanda un po' provocatoria, proprio in qualche modo per stimolarci e per avere poi uno spunto interessante su cui riflettere. Allora, vogliamo partire con alcune domande per riuscire a farvi entrare un pochino in questo argomento, che sicuramente qualcuno di voi si sarà già fatto. Le persone sanno che esisti nel tuo brand, nel tuo mercato, fai fatica ad avere clienti nuovi, ti trovi sempre a lottare per il prezzo, vorresti che i tuoi clienti ti riconoscano maggiormente valore? Queste sono 4-5 domande che abbiamo tirato fuori così per rompere il ghiaccio quando potrebbero esserci tante altre e siamo sicuri che sicuramente qualcuno di voi ci si rivede, ci si rispecchia. E sono quelle domande che, se viene data la risposta, crea la differenza da chi è un brand e chi no, sostanzialmente. Anche oggi abbiamo preparato una storia, anzi Gaia ce la racconterà perché è capitata lei e quindi crediamo nelle storie perché così ci aiuta a capire l'argomento di oggi. Quindi lascio la parola a te, Gaia, che così puoi raccontarci quello che ti è successo. Perfetto, grazie. Allora, io vi racconto un po' quello che mi è successo una sera che stavo preparando la pizza a casa per degli amici e prima della pizza, da buona milanese, ho fatto un aperitivo e ho tirato fuori un aperitivo biondo. E uno dei miei amici mi dice: "Ma scusa, Gaia, ma che marca è? Perché non la conosco." Allora, alcuni mi hanno guardato come per dire che cosa sta dicendo, no? È ovvio, lo conosciamo. Mentre lui continuava appunto a dirmi: "No, no, non lo conosco." Quindi si è innescata un po' una discussione anche interessante, abbastanza curiosa per quanto riguarda proprio il brand. Quindi, e io ho fatto alcune domande, no? Gli ho detto: "Ma se ti dico Coca-Cola o Cola, tu che cosa pensi? Oppure se ti dico pasta, tu che cosa pensi? O autosportiva, oppure spalmabile alla nocciola?" Vi dico un po' le risposte che mi sono state date. Allora, quando ho detto cola, lui ovviamente mi ha detto Coca-Cola, però avrebbe potuto tranquillamente essere Pepsi. Quindi, insomma, ci sono un po' queste cose. Poi su spalmabile alla nocciola, come tutti voi sicuramente avrete pensato, mi ha detto Nutella, ma avrebbe potuto essere la nocciolata della Rigoni di Asiago o qualsiasi altro brand che ci può venire in mente. Su autosportiva mi ha risposto Porsche, avrebbe potuto essere Alfa Romeo, Ferrari, qualsiasi altra marca o brand di autosportiva. Sulla pasta mi ha risposto Barilla, avrebbe potuto essere Rummo, De Cecco. Insomma, altri brand che conosciamo. Il punto, diciamo, di questa discussione che è nata è che sono tutti top brand perché tutti li conosciamo. Io sono certa che quelli che ho nominato, tutti voi li avete già visti, li avete già sentiti e vi sono comunque anche magari venuti in mente. Quindi, sono sicuramente dei top brand. È per questo che durante questo appuntamento di Natale con Stile abbiamo voluto partire da questa storia, no? Per arrivare poi a porci una domanda abbastanza importante e fondamentale. Per quale motivo ci ricordiamo dei top brand e non ci ricordiamo magari dei brand più piccoli o comunque facciamo fatica a ricordarci di questi brand, a meno che non siano legati a un'esperienza magari che abbiamo vissuto perché ci è capitato di vederli, di acquistarli, di provarli. Quindi,
Questa è un pochettino la domanda dalla quale vogliamo partire oggi ed è un po' il perché vi abbiamo fatto anche questo esempio per farvi entrare un pochettino di più nella discussione e farvi capire effettivamente dove vogliamo arrivare. Quindi passo di nuovo la palla a Francesco dopo che ho fatto questa bella domanda da 1 milione di dollari, ecco. Eh sì, è una bella domanda, anche perché questa domanda nasce sostanzialmente da quello che abbiamo provato a identificare come due credenze sbagliate, cioè due idee che le persone hanno, si sono create perché nel tempo siamo stati abituati a pensare in questo modo, che sono sbagliate. La prima è che l'idea sbagliata è che le grandi aziende, solo le grandi aziende sono dei brand, quindi noi nasciamo con questa idea. Soprattutto magari le generazioni un po' più vecchie, quindi quelli che oggi hanno dai 30, 35, 40 anni in su, perché abbiamo avuto la nostra storia ci ha portato a pensare che solo le grandi aziende sono dei brand. La seconda idea sbagliata è che solo i grandi brand sono aziende che oggi stanno avendo successo. Quindi, proprio perché pensiamo che solo le grosse aziende sono dei brand, di riflesso ci viene da vediamo e pensiamo che solo loro sono quelli che oggi hanno successo. Oggi poi più che mai, oggi nel periodo diciamo, che stiamo vivendo, siamo ancora più focalizzati su questa idea. Ah, loro tanto vanno bene comunque, perché sono dei grandi brand. Questi, in realtà abbiamo scoperto dopo tanti anni che bene o male lavoriamo e studiamo un po' nel mondo della comunicazione e che abbiamo affiancato delle aziende più o meno di tutte le dimensioni, quindi partendo anche dalle micro imprese a quelle un po' più grandi, abbiamo provato e ci siamo accorti che esistono delle caratteristiche comuni. Tra le varie aziende che chiamiamo brand, quindi quelli che noi identifichiamo come brand hanno tutti delle caratteristiche che li accomunano. Quindi chi è un brand oggi non è un brand a caso, non ci è arrivato così per la fortuna o perché le è venuto dal cielo o perché la storia li ha aiutati. Sono diventati brand perché hanno fatto una serie di azioni importanti che poi vedremo. Che li ha portati ad essere nella condizione oggi di essere riconosciuti come brand. Intanto ci tengo a fare una premessa che è quella che crediamo fortemente che tutte le aziende oggi possono diventare dei brand, tutte, dal libero professionista o la singola persona, e quindi in questo caso si parla di personal brand, diventerà e deve lavorare sul suo personal brand. Faccio qualche esempio, per esempio, non so, Barack Obama è un brand, oppure Tony Robbins, oppure Michael Jordan. Michael Jordan, pur essendo stato un giocatore di pallacanestro, oggi rappresenta un brand, si è creato un suo brand personale che vive tutt'oggi nonostante non giochi più. Quindi dal libero professionista alle piccole aziende, alle medie aziende, alle grandi aziende. Quindi tutti abbiamo oggi la stessa possibilità di diventare brand. Come ci riusciamo? Ci riusciamo facendo una serie di azioni che abbiamo voluto un pochino identificare in sei chiavi. Cioè, in stile abbiamo creato, per semplificare un concetto che è apparentemente semplice, ma è abbastanza articolato, con sei chiavi che ti consentono di diventare un brand nel tempo. Quindi adesso Gaia ce ne racconta qualcuna perché partiamo dalla prima e le facciamo passare in modo un po' più veloce per darvi un'infarinatura generale su queste sei chiavi per diventare un brand. Esattamente, allora partiamo proprio dalla prima chiave che abbiamo identificato come il posizionamento. Allora vi spiego meglio che cosa intendiamo per posizionamento. Intendiamo una frase, uno slogan, delle parole che vanno a identificare, a far riconoscere bene nella mente e nell'immaginario del cliente il nostro brand. Vi faccio un esempio che a noi piacciono tanto, così vi facciamo capire bene. Pensiamo all'Acqualevissima, cioè quando vi dico Acqualevissima tutti sicuramente avrete in mente Altissima, Purissima, Levissima.
Quindi questo è un esempio di posizionamento, perché hanno creato una frase unica che nessun altro ha, che nella mente del cliente fa identificare benissimo di che cosa stiamo parlando e di che brand stiamo parlando. Un altro esempio può essere la Nike, Nike Just Do It. Noi lo vediamo dappertutto, lo sentiamo e sappiamo benissimo che è identificativo di questo brand. Quindi potrei andare avanti a farvi esempi fino a domani. È bello Gaia l'esempio di Nike che hai tirato fuori, è carino anche perché Nike Just Do It, secondo me, è diventato talmente comune, la gente lo conosce talmente tanto, anche se magari non sa che cosa vuol dire Just Do It. Esatto, esattamente, quindi, è vero. Spesso capita anche questo, cioè entra talmente nell'immaginario e proprio dentro il cliente, la persona che poi va ad acquistare o si trova ad avere a che fare col brand, che a volte magari non pensa neanche effettivamente o non sa che cosa vuol dire, e invece si trova continuamente a ripeterlo, o comunque se lo trova continuamente davanti. Quindi significa che a livello di posizionamento questo brand, o in generale questi brand che poi generano questo effetto, hanno lavorato bene a livello di posizionamento. Quindi questa era la prima chiave. Andando alla seconda chiave, noi l'abbiamo identificata come la coordinazione. Cosa significa? Significa avere una comunicazione coordinata a 360 gradi, quindi nulla è lasciato al caso. Tutto è perfettamente coordinato, dall'insegna dell'azienda alle persone, come sono vestite, ai biglietti da visita, alle brochure, ai video, tutta la comunicazione che è online, che poi oggi è quella che tutti vedono maggiormente. Quindi vi faccio anche in questo caso un esempio. Pensiamo quando tutti una volta, penso, saremo entrati da Foot Locker, quello per intenderci che vende abbigliamento sportivo e scarpe. Pensate quando entrate, i commessi sono tutti vestiti allo stesso modo, quindi noi, per intenderci, il commesso vestito a righe bianco e nero lo identifichiamo come il commesso di Foot Locker. Insomma, questo sicuramente è. Entriamo e nel momento in cui siamo dentro, tutti si rivolgono a noi nello stesso modo. Quando poi arriviamo ad acquistare una scarpa o qualsiasi, diciamo, prodotto loro vendano, tutti, fateci caso, vi propongono altri prodotti. Quindi tutto questo modo di comunicare è sicuramente identificativo di questo brand e di questo negozio, e dà un'immagine ben precisa e coordinata di questo brand. Quindi anche in questo caso, nella comunicazione, nulla deve essere lasciato al caso, anche la grafica. Molto bello. Non andiamo a caso, ecco. Quindi è molto bello, Gaia. È molto bello il Foot Locker, che ad esempio è talmente coordinato che è coordinato pure l'odore, il profumo. Quindi quando tu entri in un Foot Locker c'è sempre lo stesso profumo, se ci badate. Quindi non è che da una parte c'è un odore diverso e da un altro è diverso ancora. Cioè anche lì, se paradossalmente lasci entrare a occhi chiusi, bendato, diresti sono da Foot Locker. Quindi hanno lavorato talmente tanto sulla coordinazione che sono arrivati a coordinare persino i profumi, quindi che è marketing anche quello. Quindi molto interessante, avete tirato fuori dei belli esempi. Assolutamente. Quindi insomma, dato questo esempio, sicuramente ve ne saranno venuti in mente altri, passo alla terza chiave, che la terza chiave è un po' la mia preferita, perché mi piace proprio il termine che abbiamo utilizzato, estetica funzionale. Cosa intendiamo con estetica funzionale, che sembrano due paroloni, ma in realtà sono molto semplici? Estetica perché sicuramente nella comunicazione ci piace vedere qualcosa di bello, bello a livello estetico, che quando lo vediamo diciamo wow, ok? Però nel momento in cui qualcosa è bello, deve anche essere funzionale.
Funzionale in che senso? Deve funzionare a 360 gradi a livello di comunicazione. Poniamo che abbiamo un sito fatto molto bene, molto bello, ma nel momento in cui lo scorriamo sul nostro smartphone, che è sicuramente quello che tutti facciamo, non si vedono bene le immagini, non funziona bene, sicuramente bello quanto vogliamo, ma non funzionale. Quindi questo termine, questa chiave in comunicazione è molto importante, perché tutto ciò che noi facciamo deve funzionare, deve essere pronto per essere utilizzato dal cliente nel migliore dei modi. Perché vi faccio un esempio, sempre parlando di un sito, comunque di una pagina web che tutti ci troviamo a utilizzare, nel momento in cui io magari ho un'immagine veramente molto bella, mi devo trovare ad acquistare, mi si blocca piuttosto che le scritte sono molto piccole, non riesco a leggerle, sicuramente magari mi scoccio, mi annoio e vado a optare per un altro prodotto, perché non ho voglia di perdere tempo, ma nonostante magari questo prodotto mi piaccia anche, mi abbia convinto a livello estetico e anche a livello di tutto quello che è il resto della comunicazione. Però tutto poi deve funzionare. Quindi funzionale potrebbe essere, Gaia, potrebbe essere funzionale anche nel capire che cosa devi, qual è il messaggio che vogliamo dare. Perché, ad esempio, io sono capitato anche su dei siti belli, come hai detto tu, poi scorri, leggi tutto quello che c'è scritto e poi alla fine dici, beh, non ho capito esattamente che cosa mi stavano proponendo o che cosa dovevo comprare o che cosa avrei ottenuto quando avrei acquistato. Quindi il funzionale, secondo me, aggiungerei anche il funzionale del messaggio, ok? Quindi sia l'usabilità ma anche il messaggio. Certo, assolutamente. Il messaggio che noi trasmettiamo ai nostri clienti, che ogni brand trasmette ai propri clienti, è fondamentale. Perché se non si capisce quello che io sto andando a proporre o quello che il mio brand vuole vendere, siamo punto a capo, insomma. Diventa poi difficile andare oltre. Sì, mi piace collegarmi a questo pezzettino che ha appena detto Gaia per arrivare alla quarta chiave, che è quella del valore. Cioè, la quarta chiave è creare valore. I top brand cercano sempre di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante, e fanno una comunicazione che dà un valore aggiunto, che crea valore. Perché? Perché se andate a rivedere la puntata che abbiamo fatto con la precedente, abbiamo detto che il business avviene e si crea quando c'è relazione, e la relazione nasce quando viene scambiato del valore. Quindi la chiave fondamentale che abbiamo deciso di inserire è proprio questa: la comunicazione deve creare valore. La quinta chiave è la costanza. Anche questo è un elemento fondamentale, che tutti i top brand sono costanti, non si improvvisano, non iniziano, poi si fermano, poi spariscono, poi riprendono, sono sempre costanti, chi più, chi meno, ognuno con la sua velocità, ognuno con la sua frequenza, ma è la costanza che cambia, cioè non è il fatto di andare a 100 all'ora piuttosto che a 50 che fa la differenza. L'importante è che chi va a 100 rimanga a 100, chi va a 50 rimanga a 50, oppure che ci sia una progressione costante. È la costanza proprio. Quindi non è questione di quantità, i brand corrono sempre la maratona della vita, della comunicazione, quindi sono molto bravi nel correre le maratone. L'ultima chiave, che è quella un po' finale, che riassume un po' tutto e li fa da colla, li tiene incollati, è che i brand non improvvisano. Nulla è fatto tanto per farlo, tutto quello che loro fanno ha uno scopo, tutto è stato progettato prima, tutto ha un suo ruolo all'interno della strategia di comunicazione. Quindi i brand basano il loro successo e il loro sviluppo, le loro quote di mercato che riescono a conquistarsi, sulla comunicazione e sul marketing. Ok? Quindi quando noi diciamo quel brand è diventato famoso, ormai è perché è iniziato tanto tempo fa, no, è perché ha seguito tutte le cinque chiavi principali e ha organizzato tutte le cinque chiavi principali tenendole unite col marketing, cioè non si è mai fermato a fare marketing.
sono cambiati i tempi, quindi sicuramente un brand che è da 100 anni che c'è, 100 anni fa ha partito con altri sistemi, si è evoluto, è passato dalla stampa, poi è passato al web, poi oggi sarà sicuramente sui social, si è adattato al tempo che è cambiato, ma ha sempre fatto marketing studiato, quindi non si è svegliato una mattina e ha detto oggi cominciamo a fare una pubblicità, ma è tutto preparato, precalcolato e studiato a monte. Quindi questa è l'ultima chiave che tiene insieme un po' tutto. Come conclusione, cos'è che si può dire? Che sicuramente sono 6 chiavi fondamentali, non c'è una che può essere lasciata fuori, quindi sono 6 chiavi, tra virgolette, che aprono la stessa serratura. Quindi se vuoi aprire quella serratura lì, è come se tu dovessi avere 6 chiavi in mano. Se te ne manca una, non riuscirai ad aprire quella porta che ti porta a essere un brand. Come conclusione, il messaggio principale che vi voglio lasciare è che si può avere il prodotto o servizio migliore del pianeta, ma poi alla fine se non lavori su queste 6 chiavi non diventerai mai un brand, non ce la puoi fare. La tua azienda, quindi, o la tua attività, lotterà sempre per la sopravvivenza, scontrandoti sempre poi inevitabilmente con la dura guerra dei prezzi. Sono cose un po' forti perché abbiamo deciso di cercare di creare, di condensare in questa mezz'ora di oggi quello che secondo noi è un po' la Bibbia per poter diventare un brand. Quindi abbiamo cercato di riassumervi tutto e andare molto dritti all'obiettivo perché crediamo che sia un tema molto importante. L'invito che vi vogliamo lasciare come chiusura della puntata di oggi è che un primo esercizio può essere di prendere queste 6 chiavi che abbiamo visto, fare un check, cominciare a farvi un piccola autoanalisi interna e capire cosa non stai facendo delle attività che abbiamo visto. Quindi quali sono di queste 6 chiavi quelle che già non hai iniziato a coltivare per poter finalmente diventare un brand. Quindi vi ricordiamo velocemente quali sono le 6 chiavi. Il primo è il posizionamento, il secondo è la coordinazione, il terzo è l'estetica funzionale, che piace tanto a Gaia, il quarto è la creazione del valore, il quinto è la costanza, quindi il fare questo nel tempo, e il sesto, l'ultimo, è il tenere tutto insieme attraverso il marketing e quindi fare tanto marketing. Alla fine ci rimane solo una cosa che è quella che è giunto il tempo di iniziare, quindi bisogna per forza poi passare all'azione, perché se non si passa all'azione poi alla fine rimangono solo delle grandi concetti, dei bei concetti che però rimangono lì e non ci sono di aiuto e non ci portano poi a un risultato diverso. Quindi diciamo che siamo purtroppo, ahimè, anche oggi arrivati alla conclusione della puntata. Esatto, siamo arrivati alla conclusione. Noi speriamo che questo intervento sia stato di vostro interesse. Rimaniamo sempre, e lo ricordiamo, a vostra disposizione per domande, approfondimenti e curiosità. Potete scriverci alla mail che poi vi lasciamo sotto, diciamo, questa diretta, che è contatti@stilelibero.com. E noi vi aspettiamo ovviamente al nostro prossimo appuntamento, che sarà lunedì 21, sempre alle 9 in punto, puntuali mi raccomando, e affronteremo un argomento anche in questo caso molto molto interessante, che dal titolo "In quale mercato sei?". Quindi insomma un bel argomento che affronteremo insieme, che andremo ad approfondire. Per qualsiasi curiosità siamo qui, potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere delle curiosità sempre sulla comunicazione e per ricevere un promemoria di questi appuntamenti che faremo da qui fino a gennaio. E, insomma, io vi saluto, vi auguro un buon weekend, perché oramai venerdì ci siamo, e insomma a presto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!